Eccoci al villaggio. Andiamo sul ponte. Vediamo sta bacheca. Cioè c'è un mercante. Beh, sto facendo. Vediamo che ho. Sto facendo praticamente. Ok. Sto facendo il giro di tutti i mercanti. No, questo l'avevo preso. E basta. Mi prendi qualcosa tu? Ok, sì. Sì, io vendiamo volentieri. Anche questa. E anche questa, perfetto. Perfetto, va bene. So long. Ah, c'è un fabbro. Buono a sapersi. Un'altra missione. Aspetta, fatti vedere la bacheca prima, scusate. Allora, ringrazio gli dei. Ok. Contratto drago. Addirittura un drago. Ok. Vediamo cosa anda di. Dov'è? Dov'è che mi chiamano? Lui? Aspetta, è lui. Then nothing. Never you mind. This here's a job for a witcher. Che lavoro. As you wish. Ma spiegatemi. Non ho seguito il vostro discorso. A beast. It attacked me. Me and my comrade. We'll gut the fucker. Aye, but not us. The witcher. Why bother the witch man? Like as not it were a pack of wolves. But they got you so afeared, you shat yourself and sore specters. Let me round up a few sturdy lads and we'll... Won't be needed. The Witcher will help, right? You shan't let us down. Ma se non mi spiegate bene... Feral folk, dumb as stumps. Ma tu chi sei prima di tutto? You from Pharaoh? Come a long way. That just happened. Came to Firsdal to trade a load of hides from Svorlag. Svorlag? Thought you were from Pharaoh. Svorlag's on Speakerog. Well, you see, first I sailed from Faro to Svorlag. Traded some loot from the continent for hides there, then came here. Pharaoh to Speakerog to Ardskellig. Roundabout journey. I hadn't much choice, had I? A merchant sails where the trade's good, not where it's close at hand. Beh, mi sembra giusto. That hunter, could he be right? Maybe it was just wolves. I knows what I saw. Besides, who's he to say? Those Drummond blackguards don't know shite from shoelaces. That particular blackguard was wearing on crate colors. You sure about that? Sure, then sure. Ugh, doesn't matter. That lot's not to be trusted either. Monsters attack me. I need a witcher, not some hunter. Allora, parla, dunque. Fine. What's this about? Tell me. Me and my mate were on our way here to Firsdal with a cart full of hides. Suddenly we heard a screech. Our horse got spooked, started kicking, and then monsters jumped out of the bushes. My mate drew the short straw. They got him first. By some miracle I managed to get away. What kind of monsters? Nekuks, no doubt about it. Mice? What? You know, sharp claws. Animal skulls on their heads, attacking swarms. Neckers? Ah, ecco. Yeah. Neckers! Near 20 of them. So will you help? Will you kill the bastards? That road needs to be clear. Aim to travel it again soon. Ah, ok, beh, parliamo della ricompensa allora. Don't know. You lost your transport, so I don't see how you're going to pay me. And I don't work for free. I've coins set aside. I'm sure we'll agree terms. How much would you ask? Vediamo. Andiamo sopra i 300, anche 325. A fair price. Ah, so, ah. How will it be? Sono generosi quelli di Skellig, eh? Ah. I'll help you. Grand! Knew a witcher wouldn't let me down. Not like some waffly prick from Clan Drummond. Or Clan Drummond. Good luck, witcher. Sbaglia un po' i nomi. Very well. Wait. Where should I look for you?
What? Once I finish, where will I find you? Oh, here. Meaning in the tavern nearby. Non è che mi stai mentendo, eh? Fine. See ya. Dopo vediamo. Ma che contratto è? Scusate, non... praticamente ce l'avevo già. Ah, questo è. Cerca il logo della tavern. Penso. Sì. Sì, sì, è questo. Allora no, non possiamo farlo. È troppo al di sopra delle nostre possibilità. Ok, per il momento lo mettiamo da parte, tanto ho deciso la ricompensa e basta. E proseguiamo con la nostra missione. Dunque il forte di qua. No, meglio, ho notato, come voi penso che anche voi abbiate notato, fare le missioni del proprio livello. Perché se sono a un livello superiore, a parte che morirò come se non ci fosse un domani, però appunto sono difficile per la difficoltà che sto facendo, cioè marcia della morte. Quindi meglio stare, diciamo, al proprio posto, va? Ecco qua. Tana di mostri. Ma non c'erano i ladri qua? Ah, anche i mostri volete dire? Ah, c'ho questo, fa niente. Va bene anche questo. Perché loro, se loro stanno lì, ecco, si muovono più piano, quindi ho più probabilità di beccarli. Ecco. Perfetto. Aia. Maledetto. Pensavo che avrebbe... Ecco. Attaccato dopo. Dai. Ok. Esamina l'accampamento. Cerca la spada di nome Culiu. Culiu, sì. Prendiamo tutto. Ah, diario del ladro. Ah, vediamo, dobbiamo leggere per sapere della spada. Intanto qua però c'è... Harpy's got their nest here. Però non ci sono. O le hanno uccise i ladri, le arpie, può essere. Ok, però meglio distruggere il nido, sennò poi tornano. Ok. C'è altro qua. Spada lunga. Qualcos'altro, sembra di no. Qua c'è un... cos'è? Una miniera crollata. Boh. Vabbè. Ok, vediamo. Leggiamo. Ciao Sveinar. Ho una notizia buona e una cattiva. Iniziamo con la cattiva. Io e Gimre siamo andati a da Lugos, che ci ha accolti come si deve. Non appena però abbiamo sfoderato Culiu, chiedendo di darci quanto pattuito, ci ha strappato la spada di mano e ci ha preso a calci, chiamandoci ladri. Siamo scappati da casa sua a gambe levate, ma Gimre era lento e l'hanno catturato, che dire, uno di meno con cui dividere. Ecco. La buona notizia è che ho ancora la spada e so anche cosa farne. Ho parlato con mio cognato, Steinfin, che la venderà a Novigrad, dividendo il ricavato con noi. So che stai pensando, ma ci si può fidare di lui. Gli darò la spada sulla spiaggia dove c'è il cimitero delle balene, a Ard Skellig. Ci andrò da solo, per non attirare l'attenzione. Stai in guardia. Lugus potrebbe mandare un messaggero a Kertrold per avvisare del furto. In tal caso, internati da qualche parte, magari dalla zia Hilde. Non ci sta più con la testa, ma lì sarà al sicuro se non altro. A presto. Irian, ok. Quindi dobbiamo andare al cimitero delle balene. Che si trova? Oh la madonna. Qui dalla parte opposta praticamente. Praticamente sì. Ok. Va bene, allora andiamo a Rosso Ruscello.
E proseguiamo. Per forza. No, perché io voglio fare una missione alla volta, come sto facendo abitualmente, portarla fino in fondo e poi passare a un'altra, perché sennò veramente dopo anche voi non riuscite più, io stesso, ma anche voi non riuscite più a seguire tutta la vicenda. Per cui facciamo questa e stop, e poi passiamo a un'altra, un contratto, un qualcosa. Anche se, ecco, pensavo come una delle prossime missioni. Sì, allora, le missioni principali per il momento vorrei metterle da parte, anche perché a me piace, come dire, proprio farmi prima le missioni secondarie e poi quelle principali. Certo, magari adesso vediamo, non le farò tutte, perché sennò magari quelle principali le farò tra, che ne so, 20 episodi. No. Magari ne faccio un po', poi faccio la missione principale, vado un po' avanti e poi torno a quelle secondarie. Ecco, una via di mezzo, insomma. E dicevo, le prossime missioni che vorrei fare sono quelle che ho lasciato in sospeso, che anzi forse avrei dovuto farle fin da subito, invece mi sono un po' perso, insomma, come al solito. Poi io mi faccio un po' prendere, poi sto gioco mi piace veramente, ma veramente tanto. Ci passerei proprio delle ore e ore a esplorarlo tutto, ma ovviamente non si può. Anche perché sennò dopo mi dormite mentre guardate. E saranno le prossime che farò, quelle che ho lasciato in sospeso, cioè quelle di Lambert, quella di Lambert. Così anche vediamo che missione era, cosa consisteva, che non me la ricordo più. E l'altra degli attrezzi del fabbro del corvo. Ecco, lì vedo delle belle arpie che ho idea che romperanno un po'. Vediamo. Ma se io passo di qui, faccio gli affari miei. No, niente, sono attirate da me. Che ci volete fare? Allora. Ok, dai, però sono deboli. Sono molto deboli. Ok. Poi non cadiamo, però. No, grazie, eh. Dai. Ecco, venite a terra, brave, dai, bravissime. Ok. Erinia. Un tipo di arpia sarà. Altre, una. Una ne è rimasta. Perfetto. Ah, 4 e 4, 8. Le abbiamo uccise tutte. No, ecco, quando si impappina ogni tanto. Ok. Raccogliamo tutte le solite cose che ci lasciano. No, quella non la raccolgo, cavolo, che poi cado. No, lascia bene. Dicevamo, proseguiamo. Aspettate però un attimo. Scusatemi, ma meglio quando mi ricordo di salvare, sennò poi è un casino. La capra, lasciamo vivere. Ah, un tesoro nascosto. Ciao. No, ci provo per livello 30, ma io faccio così. Io faccio così, tanto tu non ci passi. Ecco. No, metti pure via l'arma, che tanto qua non ci entra. No, lascialo perdere. Dov'è il tesoro, a proposito? Qua? No, dai, che non lo vedo. No, Gera, non stiamo combattendo. Esci dal combattimento. Allora, in alto c'è un luogo di potere. Ok, mettiamoci i sensi. Ma qua segna il tesoro, ma non lo vedo. Sarà mica in alto anche quello, ma non credo, sennò c'era l'indicatore. Non saprei. Oh, non c'è niente qua. Vabbè, allora usciamo un attimo. Via. No. Faccio gli affari suoi. Sì, ma lì non ci arriverò mai da qua. Chissà che giro devo fare. Fatemi vedere la mappa. Mi sa che devo arrivare da qua. Ho il presentimento.
Vabbè, ok, allora adesso andiamo al cimitero delle balene e poi vediamo un attimo. Magari vediamo, scusate. Ah, sì, va da qua, c'è la stradina che va su. Ok, allora andremo da lì. Così vediamo se anche c'è il tesoro. Se no poi ci ritorneremo dopo. O ci ritorno per i fatti miei. Insomma. Vabbè, qua ci sono sempre ste arpie. Non avete un altro posto dove andare, un altro con cui prendervela, no, eh? Ehi. Ciao, va. Ecco, scendete, grazie. Ciao, va, prendiamo una pozione per sicurezza. Dai che gli ho dato fuoco con la spada. Ma non è morta. No, niente, non riesco a prenderle. Allora. E però. Oh no, 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 no. Troppo vicino al bordo. Ehi. Ok. Ok. Quello mi sa che non lo prendo. Comunque cosa dia. Oh, però queste mi stanno facendo consumare delle pozioni, eh. Ma è il numero che le avvantaggia, ste maledette. Basta. Basta. Ah no, non l'ho presa. Dai che quella mi casca giù. No, proprio sul bordo. Poteva cascare giù da... dal dirupo. Ecco, se ne vada. Ok. Basta. Ah no, là ce n'è uno là col cavolo che lo prendo. La X rossa lì, no, no, no. Non voglio cadere, grazie. Non ci tengo. Ed eccoci qua, dovrebbe essere questo. Il cimitero. Cimitero delle balene. Campamento di banditi. Dai, datemi la spada, grazie. Ui. Ah, vabbè, già. Usiamo l'axe qui, visto che ci hanno gli scudi. Ma non, non pararti. Però si para un bel po', eh. Ok, no. Ho sbagliato. Ho premuto due volte. Adesso tocca a te. Ah. Va bene. Comunque, tornando al discorso delle armature, mi sa che alla fine prenderemo quella migliorata del gatto e basta. Se non troviamo quella dell'orso, perché quella dell'orso è qui a Skellige, ma non l'ho ancora trovata. Dovrei trovarla. Comunque vedrete che prima o poi riuscirò a cambiarmi d'armatura, va? Allora. Ecco qua altri. Oe, mizzega. Ho tolto un sacco quello. E non ho più... non ho più... pozioni. No, non ci incastriamo qui, per carità. Allora, intanto che quello è stordito. No, pensavo che era morto, invece no. Ok. Shut up and fight. No. Ah, m'ha preso. Ok. Allora, meditiamo, va. Così recuperiamo. Le nostre pozioni. Dunque. Sì, lo so. Ah, ho trovato l'indicatore. Ma là degli ho già trovati. Ah, qua saranno. Okay. Ma non correre così, dai, mi dà fastidio. Rinnegato. Ciao, va. Oh, speravo di prenderne più d'uno. Ok. Vai, vai.
No, no, no. Ah, ma ha preso al volo. Ma ha preso al volo. È morto, manca questo. Ok. Esamina l'accampamento, cerca la spada di nome Cuglio. Eccola, c'aveva questo. Diario del ladro, adesso leggiamo anche il diario. Ok. Quindi nell'accampamento c'era niente praticamente. C'era la spada, ce l'aveva addosso. Ah no, questo è il viaggio rapido, scusate. Ok. Sento diversi, saranno lupi secondo me. Non c'è più niente, allora leggiamo il documento. Eccola qua. Caro Sveinar, sono qui in mezzo alle carcasse di balene da un secolo e Steinfin non si è visto. O è naufragato oppure mi ha scaricato. Avevo detto ad Anke di non tirare in mezzo quello stronzo. Ora non so cosa fare. Chi altro può comprare questa spada? Forse dovremmo riportarla a Kael'throld. Magari Crack potrebbe farsi una bella risata e lasciar perdere. Ricordi il tanfo che c'era in casa quando quel ratto è morto sotto il letto dei nostri genitori? Qui è molto peggio e per di più si gela. Rispondimi presto, anzi meglio ancora raggiungimi, Yarn. Basta, il problema ve l'ho risolto io, adesso la restituisco. La restituisco. Devo tornare a Kael'throld praticamente. Eh sì, qua. Ok. Prima però, visto che qua ci abbiamo cose, quel logo di potere è molto interessante. Vediamo, chiamiamo Rutilia. Basta che non ti incastri. Andiamo a vedere, almeno prendere il luogo di potere. Visto che sono diminuiti parecchio, ma anche giusto, rispetto all'inizio. Allora, seguiamo la strada. Sì, meglio seguire la strada. Andiamo su e ricarichiamoci un pochino la vita. Ok. Ah, che posto è questo? Entrata. Druido. Specializzazione in alchimia avanzata. Prego. Così. Leave me be, will ye? Va bene. Qua. Oh, beh, dai, non rubiamo in casa così. Leave me be, no, questo vuole essere. Vuole essere lasciato in pace. Fatemi vedere le missioni. Missione secondaria. Chiedi al druido di Gremist. Ma non è questo qua. Scusa, no. Scendi, Gera. Ok. Leave me be, will you? Ah, magari devo parlare con un altro. Ok, ok. No, ma una cosa alla volta, eh. Come abbiamo detto prima. Ah, anche qua c'è un'altra missione. No, ma noi infatti dobbiamo andare a seguire la strada. Perfetto. Andiamo. Allora, aspetta, la strada va di là. Ocio, ocio. No. Vabbè, poi curva. No, potevamo farla dritta, no? No. No, non aver paura. Ce ne andiamo. Ok, andiamo, andiamo. Siamo arrivati, cos'è? Un ciclope? No, un golem. Aspetta, salviamo un attimo. Tesoro sorvegliato. Che livello è? Posso... ciao. No, no. Aiuto. No. Mi allontano, mi allontano, non si preoccupi. Ma giusto per sapere qua dobbiamo andare. Ok.
Ok. Vediamo. Non vorrei cadere e morire male. Vorrei capire dove cavolo è quel punto. No, fide, qua veramente sono un po' in alto. Troppo in alto. No, sono vicino, però si deve andare da un'altra parte. Sarà più giù. Di sicuro, no. Scendiamo prima di farci male. No, non scendiamo da qua. No, capire da che punto prendere la strada sarebbe utile. Cos'è questo? Oh. No, qua decisamente non si va da nessuna parte. Che giro devo fare? Prenderla da qua. Boh. Vediamo. Vabbè, ma se io qua tipo corro. No, non ho fatto in tempo. Prendo tutto e me ne vado. Che dite? Ecco, bravo, guarda, non si è neanche arrabbiato. Capire da che pa sarà lì forse. Vediamo. Facciamo una bella scivolata fino giù. Oh. Aspetta, basta. Gera, basta. Basta, ok. Attenzione, non vorrei cadere. Aspetta. Forse ci siamo, forse, via. No, ma aspettate, sono sceso troppo. Qua è dove c'è mappa? Sì, maledizione. Ma non è, non si capisce molto, Ecco, qua ho tagliato perché... Per non farvi vedere tutti i miei giri, per capire come si arrivava lassù. E poi ho intravisto una stradina qua, che sono sopra a dove ero prima, praticamente, dove c'era il ciclope a livello 30. Adesso sentite camminare, lo sentite. E mica era qua. Logo di potere e tesoro. Ma a cagare. Cioè, ma veramente. Ah, armatura del grifone perfetta. Intanto non la potrò indossare. Ma ottimo. Bene, meno male. E poi il luogo di potere. Ma guarda che nervoso. Io pensavo che era su, chissà dove. Invece poi era qua. Perché c'era la strada, qui non l'ho vista. Ah, veramente, certe volte, guarda. Tiro gli schiaffi da solo. Ups. Sono caduto da troppo in alto. Sì, la conoscevo sta mossa di premere B, però non la uso mai, quindi non mi è venuta. Va bene. Intanto, allora, abbiamo preso il nostro punto abilità e ho intenzione di usarlo. Ma stavolta per potenziare l'attacco potente. Così 5-5 e basta, siamo a posto. Ok. Allora adesso niente, praticamente torniamo al villaggio delle balene, visto che c'era l'indicatore del viaggio rapido. E restituiamo sta benedetta spada al suo proprietario, così questa missione è fatta praticamente. Adesso dov'è? Eccolo là. Ok. Allora. Perfetto.
Perfetto. Cioè, veramente, tutta una cosa, guarda. Guardate, veramente proprio. Mi sono tirato un ceffone da solo, va bene. Comunque, ormai è andata. E completiamo sta missione. Ok. Eh sì, non vedete? Capelli bianchi. Eccolo qua, Olaf. What is it? Retrieve the property you lost. Could you? Thanks be to Freya. Where'd you find it? Northern part of the isle, near the whale cemetery. Don't ask me how it got there. Long story. È lunga. At any rate, don't need to worry about the thieves. They won't steal ever again. Your reward, sure as hell earned it. And a lot a bit more from myself. If Kulyu'd not been found, I'd have had to wash the shame away with my own blood. No, meno male l'ho trovata. Meno male. Ok. Adesso, come ho detto prima, veramente voglio terminare le missioni che ho lasciato in sospeso. E per prima cosa farei quella di Lambert. Devo andare a Faroe. Sarebbe, scusate, mappa, qua c'è un'altra missione. È pieno, pieno di missioni qua, è una cosa incredibile. Ah, proprio un'altra isola? Ah, ok, ok, va bene. Allora andremo qui per forza, visto che l'indicatore è qua. E poi da qua ci sposteremo qui. Va bene.